Io penso che con 18 persone si può fare un colpo di Stato e prendere il potere, quindi le ritengo più che sufficienti. La storia ci dice che spesso le squadre che hanno utilizzato meno giocatori sono quelle che hanno fatto meglio. Poi per noi in questa fase della stagione era importantissimo trovare un'identità di squadra e quindi era importantissimo dare continuità a una formazione, soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva, lo ritenevo quasi un passaggio obbligatorio dare continuità. Poi nelle ultime partite abbiamo cominciato a fare anche qualche scelta diversa, ha giocato Davide al posto di Allan, ha giocato Kilic al posto di Koulibaly, ha giocato l'ultima partita Mertens al posto di Insigne, quindi stiamo facendo anche cose diverse, ancora secondo me siamo nella fase in cui bisogna farle in numero abbastanza limitato.